La prestigiosa orchestra delle Bollicine riserva molte sorprese per la nuova stagione. Le audizioni sono cominciate e anche le prove per i primi concerti. L'orchestra delle Bollicine dell'Accademia Musicalmente è un'orchestra sinfonica composta da giovani musicisti bresciani e franciacortini under 18 ed è partita con l'appoggio dei comuni dove l'Accademia storicamente ha sede. Ai nostri microfoni Paola Ceretta, direttrice di Musicalmente, racconta alcune novità accompagnata dal maestro Daniele Parziani. Ah, questa sarà un'annata speciale. L'orchestra delle Bollicine insieme al nostro superlativo maestro Daniele Parziani preparerà un programma anche con l'accompagnamento di un attore un po' più indicato anche per i bambini e quindi che verrà portato anche nelle scuole. E oltre alla novità del programma abbiamo anche una novità nei sostenitori del programma, perché alla Fondazione Comunità Bresciana, Regione Lombardia, che sostengono insieme al patrocinio di tanti comuni questo progetto, si aggiunge la Fondazione ASM, che proprio dalla settimana scorsa sappiamo essere nuovo sponsor sostenitore dell'Orchestra delle Bollicine di Franciacorta. Anche una nuova scuola di musica partecipa al progetto, ed è la Scuola Maggini di Botticino, che si aggiunge alla Scuola Pietta di Passirano e a Musicalmente, che da sempre è capofila del progetto. Io però, per le specifiche di programma, lascio la parola al maestro Parziani, anche perché presto abbiamo i primi concerti, sono stati commissionati i primi concerti. E dunque, sì, oggi cominciamo con il nostro secondo anno, le audizioni, che in realtà si svolgeranno oggi come prima giornata, però sono sempre aperte durante l'anno scolastico e quindi ad ogni prova è possibile partecipare per far sentire il proprio livello, così che io possa poi regolarmi a seconda del programma che viene poi eseguito nei concerti. Quest'anno, come diceva appunto Paola, uniremo alla musica anche il racconto, la recitazione addirittura, quindi inviteremo un attore, dei professionisti del mondo del teatro con i quali creeremo uno spettacolo. Questa è una esperienza che io ho già vissuto a Milano al Teatro Dal Verme con l'Accademia dei Piccoli Pomeriggi Musicali, che di cui un po' l'Orchestra delle Bollicine è figlia o comunque stretta parente, e appunto lì abbiamo sperimentato per anni il progetto di Ti suono una fiaba, che appunto comprende la recitazione e il racconto di queste fiabe tradizionali accompagnate o intervallate o commentate dalla musica. Quindi la musica acquisirà questo triplice ruolo all'interno dello spettacolo e renderà il tutto ancora più vivo insieme a quelli che sono i racconti più grandi e più classici della tradizione.